si è svolto giovedì 15 marzo 2018 alla Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, presso la Camera dei Deputati, il convegno dal titolo Missioni militari e interesse nazionale, promosso dall'onorevole Massimo Artini, vicepresidente della Commissione Difesa, in collaborazione con il Centro Studi per l'Estero Vicino, un'occasione per rilanciare il dibattito sulle missioni militari fuori dai confini nazionali, senza prescindere dalla necessità di un'efficace politica estera e di difesa che riscopra l'interesse nazionale. È quanto emerso nel corso del dibattito moderato da Paolo Quercia, al quale hanno partecipato tra gli altri i corrispondenti Fausto Biloslavo e Francesco Semprini, l'analista geopolitico Arije Antinori e Fabrizio Cicchitto, presidente della Commissione Esteri alla Camera dei Deputati. Abbiamo messo insieme un gruppo abbastanza ampio di relatori per discutere il passato e il futuro delle missioni militari delle forze armate italiane all'estero e come queste si relazionano con gli interessi nazionali e con la possibilità per l'Italia, all'interno delle cornici multilaterali delle operazioni italiane all'estero, sempre più basato sul concetto di misurazione dei ritorni, dei costi e dei benefici della presenza italiana all'estero. Questo è un processo necessario per la confusa e complessa fase della sicurezza internazionale in cui stiamo vivendo e per una chiara modifica degli presupposti strategici su cui abbiamo basato negli ultimi 15 anni le operazioni italiane all'estero. Quindi una razionalizzazione della presenza è sicuramente il punto di partenza per ogni legislatura, per la prossima legislatura e per il prossimo governo. Diciamo, un'eventuale razionalizzazione delle missioni militari all'estero non può prescindere appunto da una valutazione di come esse hanno incrociato e incrociano interessi strategici fondamentali del nostro Paese. Le missioni internazionali dell'Italia hanno espresso un livello notevole di capacità tecnologica del nostro esercito e anche di rapporto col territorio e quindi con una valutazione complessivamente positiva, che probabilmente c'è un aspetto, diciamo così, dispersivo, per cui nel futuro converrà concentrare queste missioni nei punti di maggiore interesse per quello che riguarda il nostro Paese. La terza questione, non lo nascondo, che è emersa, sono tutti i punti interrogativi che riguardano il futuro, non solo se ci sarà un governo, ma ancor di più sull'orientamento delle due forze che hanno vinto le elezioni, come il Movimento 5 Stelle e come la Lega, quali saranno i loro orientamenti di fondo di politica estera, perché allo stato attuale possono essere contraddittori con la continuità della politica estera italiana, quella c'è stata nel corso di questi anni. Se mandiamo i nostri uomini, le nostre donne, se spendiamo le nostre risorse e i soldi di tutti i cittadini per andare in Afghanistan, in Iraq o adesso in Niger o in qualsiasi altro punto caldo, lo dobbiamo fare in nome dell'interesse nazionale, cioè non lo facciamo a gratis, fra virgolette, insomma, lo facciamo quantomeno in nome dell'interesse nazionale, e anche questo sembrava una specie di tabù. Spero che con questo convegno questo tabù sia stato almeno sottolineato, insomma, ecco. E poi spetterà al futuro governo, alla prossima legislatura, cambiare forse la mentalità anche per quanto riguarda le missioni militari all'estero. L'evento di oggi è stato molto interessante perché secondo me ha messo in risalto quello che è l'elemento fondamentale nei criteri di scelta di una missione militare, sotto qualunque tipo di cappello che si voglia, che sia NATO, Unione Europea, ONU o bilaterale, ovvero l'interesse per il quale si fa una missione militare, un interesse che deve coincidere, che deve essere coerente in qualche modo con quelli che sono le esigenze strategiche di un Paese innanzitutto e della coalizione, dell'organizzazione alla quale il Paese è affiliato, appunto la NATO, l'Unione Europea o le Nazioni Unite. Si è potuto dibattere di un tema così rilevante, soprattutto dell'interesse nazionale, che spesso e volentieri viene vissuto con un tabù a livello istituzionale, ma che fissa poi le basi di quella che è la nostra identità nazionale e la nostra proiezione all'estero, quindi non si può parlare di missioni militari se non si parla di interesse nazionale. Tra l'altro missioni militari che nascono prevalentemente negli ultimi anni dalla necessità di affrontare una minaccia come quella terroristica sempre più impalpabile, sempre più liquida, che ha spostato nel tempo il confine della sicurezza europea fino alle porte del Sahel.